Francesca Cervi, che è una pittrice qui di Castel Branco Emilia, molto brava. E aggiungo solo che Elisabetta è una castelfranchese di nascita, nel senso che ha radici, le sue radici sono qui, perché è nata qui, è vissuta qui fino a 26 anni e quindi ha legami sentimentali e familiari con Castelfranco. Ecco perché lei ha cercato una casa editrice di Castelfranco, che la presentavo io, e perché ha voluto fare la prima presentazione qui, dove ci sono naturalmente anche vecchi amici e che ha conservato la vecchia danza, che è un pregio notevole. Elisabetta è da sempre appassionata e incuriosita da ogni religione, tradizione, culto o rito, praticante di yoga, di arti marziali, percorsi di ricerche interiori e inciampi vari, nonostante le reiterate cadute, trova divertente ripartire sempre con una nuova forma adatta a coltivare, a continuare la sua ricerca. È anche affascinata dalla musica e dal teatro, che le fanno compagnia nelle loro più svariate declinazioni. Dentro di lei si annidano più anime che la costringono a vivere vite concomitanti, portandola sull'orlo di una profonda crisi esistenziale. Io sono Cornelia Brown. Provengo da un'antica sequenza di modificazioni genetiche iniziate in un non tempo e poi transitate dall'Irlanda, dalla Scozia e da alcuni luoghi di potere della Terra, conosciuti e non. Tramando tradizioni e racconti, fondendo le diverse visioni e i medesimi simboli di altri pescatori di realtà. Rispondo alla mia personale legge interiore, mimetizzandomi in qualsiasi habitat mi trovi per non farmi riconoscere. Sono affascinata dai numeri e dalle loro storie, dai significati nascosti dietro a ogni piccolo avvenimento, dal volo degli uccelli e dalle loro geometrie che riesco a leggere e a interpretare. Osservo il mutare delle nuvole e il transitare delle stelle e delle vite degli uomini e molto spesso resto in silenzio. La terra di mezzo in cui mi muovo sta tra il giorno e la notte, fra il sorgere delle stelle e l'incedere del buio, nella porta che contiene i segreti dell'eterno dialogo fra luce e tenebra. Adoro le marmellate fatte in casa, il pane nero impastato da mani amorevoli e il cibo condiviso con ogni anima che incontro. La mattina non amo parlare, a volte neanche il pomeriggio. Sono irascibile solo se si manca di rispetto a qualcuno dei miei cari e quotidianamente assorbo gli sbalzi di umore degli umani per riportarli a una più lucente e serena visione. Acquieto le acque. Adoro i bambini e gli anziani e le storie di ogni genere. Ogni tanto mi perdo nella mia ombra e ritorno di qua solo quando riesco a pescare un nuovo racconto da portare. La cosa a volte può essere molto dolorosa. Trasformo. Non posso elencare qui cosa, ma trasformo. Questo è il primo dei manoscritti che sono stati ritrovati in tre diversi luoghi
in cui pare che Cornelia abbia vissuto per alcuni periodi della sua vita terrestre. Portano date diverse, ma hanno come fattore comune l'essere stati scritti nel medesimo periodo dell'anno, l'ingresso nell'inverno e quindi nel lato oscuro. Essi ci paiono come cerchi dello stagno, del lago, anche se non abbiamo notizie del sasso che probabilmente giace sul fondo. Il manoscritto è stato ritrovato il 6 gennaio, anno del biancospino, nella cantina di una casa contadina delle campagne galliche. La porta dell'inverno, la nebbia del tempo. Attraversare la nebbia, strana luce del ricordo perduto, sagome scheletriche prive di tutto parlano come le ossa al cuore, e ti viene incontro un indefinito abbraccio freddo. Strada da sud a nord, lancette alla rovescia, memoria trasversale. Tutto esiste quando sei, e io sono qui. Cosa mi unisce al mio passato? Quali fili ho tirato da laggiù a quassù? Sono io il filo? La rete dei legami che costruiamo ci sorregge. 12 cigni selvatici la portano in volo. Resto accovacciata al centro, guardando attraverso i buchi della rete i paesaggi che si rincorrono sotto di me. Terra, mare, terra. Trovata, perduta, cercata. Un volo di comprensione che abbraccia. Devo disegnare una mappa, ma ancora sono in volo. Poi attraverso i vicoli dell'abbandono, la bocca della notte, il respiro della pelle, il vuoto di un inutile niente, fino a ritrovarsi davanti alla porta di casa. Luna, strade che si ricongiungono, terra del passato e del presente, crocevia. Ognuno porta il suo bagaglio, e qui, intorno al fuoco, ora sediamo, depositando pesi al nostro fianco, dimenticandoli per un po'. Altrove eravamo, dispersi nelle pieghe del nostro tempo. Già ci eravamo incontrati, già abbiamo camminato fianco a fianco, sorreggendoci o ignorandoci. Le pieghe della terra riportano a casa. Casa, luogo della mia anima. Casa, coloro che contengo. Grotta silenziosa in fondo al cuore. Casa vola con me. Si sposta. Cambia forma, colore, peso e consistenza. Cambia la luce e tutto quanto all'interno. Ogni volta che si accende il fuoco dell'incontro, casa. Casa di un amico. Casa di passaggio. Casa di ieri. La tua casa. Fragili sentieri ci conducono alla porta d'ingresso. Fragili pensieri sorreggono il tetto. Rami di calore sono i muri, e la nostra storia è lo spazio. Uno spazio che si riempiva di un eco di musiche lontane che volevano essere suonate. Hush, hush, time to be sleeping, hush, hush, dream.
stomach creeping, green soul, peace and of freedom. Don't smile in your sleep, only pain. Once our belly went ringing with sound, all our children singing, but now she bleated the evening and she lay stand empty and broken. So hush, hush, time to be sleeping, hush, hush, dreams come a creeping. Cottages bare, the flames fire, the clear mountain air, and many were dead in the morning. So hush, hush, time to be sleeping, hush, hush, dreams come and creep with dreams of peace and of freedom. So smile. Our men once of fearless in battle, they stand proud, hardened like a and soon they be shipped through the ocean. So hush, hush, time to be sleeping, hush, hush, dreams coming creeping, dreams of peace and of casa, attraversò altre porte dell'inverno, il fianco del drago, il profumo del turbamento, il granello minimo dell'incontro, la saggezza del corpo in pace e in guerra, fino a che si trovò di fronte al sentiero oscuro che la condusse in un viaggio iniziatico tra materia e sogno. Quando il buio è più profondo, nella nera notte dell'anima urla la feroce velva antica, affamata di luce e di giustizia. Intorno compaiono i compagni del tempo. Parlano idiomi ancora sconosciuti. Occhi aperti incontrano altri occhi che muti si attraversano per riconoscersi tutti. La stirpe del medesimo sangue suo era intorno a lei. Portarono cibo e bevande e insieme condivisero sapori e spezie delle tradizioni di ciascuna tribù. Pane salato del nord, pasticcio di erbe e latte delle montagne e ancora vino delle terre del mare e olive, creme, biscotti. Vino dolce scalda il sorriso e libera parole incomprese prima, poi sempre più amiche e sorelle delle diverse razze fino all'ingiunte. Trovarsi fianco a colui che spezza le montagne, sedersi ai piedi dei piccoli amici delle grotte,
rincorrersi coi lunghi colli delle terre di sabbia, per poi addormentarmi, abbracciata ai fratelli dei sogni, coi quali molte notti avevo trascorso altrove. E nella terza notte la forza in cammino, attraversò il buio, fuori e dentro di sé, senza mai indietreggiare, cammino sola, in silenzio, fino al mattino. La terra girava velocemente e i continenti si spostavano, e con essi le razze e le città. Ad ogni passo traghettava in una nuova terra e vide le meraviglie dell'uomo e del creato. Nell'arco di quel solo giorno, camminando diritto avanti a sé, posò i piedi sulle terre più antiche e su quelle da poco aggregate. Amo soffermarmi con coloro che incontro ad ogni passo, in questo strano incedere terrestre. Vedo passare ai miei piedi e allo sguardo amici e compagni delle passate unioni, dalle più distanti parti del globo. Con alcuni bevo il tè, sdraiata su un tappeto fra le terre calde. Con altri scopro nuovi modi per conservare le spezie. Ridiamo insieme, mentre ascolto i racconti degli amici e Gaia e attenta osservo per comprendere le diramazioni delle diverse razze nei territori in cui sono state generate. Passa il gelo del nord con i suoi caldi mantelli, passano le foreste sull'acqua e rivedo le grandi montagne e tutti i luoghi che avevo visitato in volo. Li ritrovo sotto ai miei piedi, mentre le mani cercano i volti di coloro che sento essere parte di me. E l'eco di questa fratellanza risuonava nell'aria. Tengo tantos hermanos que no lo puedo contar. En la valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Tengo tantos hermanos que no lo puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un llanto para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá. Y esa fuerza para buscarlo, un tesón y voluntad. Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos, que no lo puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad, y así seguimos andando. Curtidos de soledad y
otros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no lo puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Apriamo il terzo manoscritto, La danza dell'Amen. È il dialogo fra un attore, un poeta, i musici e la gente, da recitare ad alta voce nelle piazze e nei cortili, sulle montagne, in mezzo agli uomini, con musica e danzatori, a seconda dei luoghi, delle razze e dei tempi. Sono stata capita, compresa, letta. Libro dalle mutevoli pagine che cambiano parole a ogni singolo sguardo. Che resterà di me? Nuvole grigie di pensieri che non hanno domani. Meglio farebbero a sciogliersi in pianti, grida e singhiozzi. Goffe piroette per richiamare qualche passante e tutto l'inutile che contengo e di cui mi vanto. Quante parole vuote ho pronunciato e il loro suono ora mi assorda. Vorrei pensieri verdi come fili d'erba che salgano diritti al sole, anche se solo per la loro minuscola altezza. Un vuoto di attese che aspettano, ma vivono e respirano, lasciandomi respirare. Attenderemo insieme. E nessun dito a giudicare, puntato sugli occhi, nessuna forca, gola tagliata, marchio sul collo, catena al piede. Disperso. Sono disperso. Farfalle bianche volano dappertutto. Mi riempiono gli occhi, le orecchie, la gola. Ingoio. Rotoliamo insieme in una valanga di candide ali. Grigio. Il non certo, nebbia di lotta fra bianco e nero. Saprò mai chi sono, svanirò in un tratto che non sa scegliere se essere forma o contenuto. La signora del gelo, sul mio stomaco assisa, guarda scorrere la vita senza lasciarla germogliare. Non ho speranza alcuna. Ma sento un grido. La piccola lucciola nel barattolo di vetro vuole spaccare il cristallo e riscaldare la notte. Forse solo per gioco, colei che è sicura del suo regno girerà il tappo per lasciarti volare, certa della tua morte certa e dell'inutile tuo tentare. Ma il gioco, si sa, salva la vita. Giocate dunque, nell'inverno del cuore, a liberare lucciole dai verdi campi rapite. Il loro profumo parla alla notte nuda di stelle. E per incanto la signora del non potere si troverà bambina a rotolarsi nei prati, annusando fiori e speranze disordinate. Caramello, profumo di pentola che bolle,
mano dell'uomo che gira il tempo, della pazienza che cura. Bocca dolce di sorpresa, piccola frutta matura da tenere ancora con noi. C'era una volta, la cera si è sciolta, rosso di sera la storia non c'era, porta e cancello, tornò sul più bello, gazza impazzita volò tra le dita, ali che tagliano più di un coltello, strega che affoga nel brodo di pollo, pagine storte, parole bagnate, tutte le cose or sono scordate, nel dolce nulla del mio malcontento, apro la bocca e mi ingoia il vento. Tutto sparisse nel rombo sottile, dove mi trovo una voce gentile che mi attorciglia col suo filamento. Canta la nonna e sono contento. Dovremmo dormire insieme, stare tutti nello stesso letto. Andate a dormire coi vostri bambini, ascoltateli respirare. O coi bambini degli altri, coi nonni, coi vicini. Fate grandi riunioni in grandi letti e addormentatevi insieme. Chi si sveglia per primo fa il caffè. Più tempo non c'è per stare lontani. Infilatevi nel letto di qualcuno adesso. Se un letto non c'è, basta una poltrona, una macchina, i sedili di un tramvai, le sedie di un cinema, una banchina, una sala d'aspetto, una rete in volo. Se volete potete dormire tutti da me. Però ho un bagno solo. Ecco. Ecco, se volete, potete dormire tutti da lei. Però, come appena detto, ho un bagno solo. Santi che pagano il mio pranzo, non ce n'è. Sulle panchine in piazza grande. Quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba e ho molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. Avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio, avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande. A chi mi crede prendo amore e amore do, quanto ne ho. Di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai, a modo mio, perché sono, l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni, io li ho, e te li do, e se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non ha un padrone come me, attorno
a me. Cara Cornelia, sono stata la tua prima lettrice e ti ho scritto questa lettera. Mi hai fatto fare un immaginifico e onirico viaggio con te. Hai sondato ogni spazio, ogni elemento, simboli del sentimento che ti abita. Spesso un viaggio solitario per ritrovare te stessa, il tuo desiderio di essere uno, di tenerti assieme per non disperderti. Il tuo è anche un viaggio collettivo, dove gli elementi, spirito, materia, colori, musica, odori, si fondono con te e con gli altri che incontri nel tuo cammino. Hai vissuto ogni esperienza come necessaria, come dono straordinario. Ogni tua cellula vive con passione sia sotto il sole che con gli abissi, che non portano solo paura dell'ignoto o dolore, ma che sono attraversati come esperienza necessaria, come dono straordinario. C'è un grande movimento in questo scritto, segno di ricerca profonda, incessante, che porta all'apertura di sé e del tutto. Sei in continua trasformazione e questo ti regala l'eternità. Continuerai a vivere in coloro che hai generato, conosciuto, amato, a cui hai lasciato tutto quello che ti appartiene, coloro che hai preparato al viaggio, all'incontro. È un gran bel epilogo, quello di un libro che lascia la fiducia del dono, la fiducia nell'unica cosa che conta davvero e che dà senso alla vita, l'amore. Va bene, adesso, come dire, fatemi delle domande semplici. Quanti anni ho, non ve lo dico. No, vabbè, adesso sono contenta perché cioè, ci sono qui delle persone che non vedo da una vita. No, mamma cara, siete stati troppo bravi. E che sanno quanti anni hai. Esatto, gli indizi perché stavamo a scuola insieme. Perché adesso io comincio a baciare tutti, adesso cioè, posso cominciare a baciare tutti. Esco da questo... No, vabbè, mi ha fatto un sacco piacere, insomma. Vabbè, poi grazie a Luciano, insomma, per questo... sia per tutto il lavoro, insomma, per l'edizione sia della prima che del secondo libro e sia per, insomma, la cura con cui, insomma, mi ha seguito nel partorire questa roba. È stato un piacere. È stato, perché sì. Perché ho condiviso proprio subito questo suo lavoro che era incerta se completarlo e pubblicarlo. Io l'ho stimolato perché è davvero un lavoro molto profondo, bisogna leggerlo con attenzione, vi invito a farlo se avete la bontà e la pazienza di acquistare il libro che è tutto a suo vantaggio, perché veramente aiuta a capire non solo lei ma anche se stessi, perché il modo con cui lei si apre dentro di sé, va alla ricerca di sé,
è un modo, credo, che può aiutare tutti a capirsi e a farsi capire. Tutti confusi, cioè tutti quelli confusi, io gli do una mano perché sono confusa pure io. Comunque voi potete fare adesso delle domande, potete chiedere, quindi è un incontro, ecco. Non per me è soprattutto una considerazione, io non la conosco come le altre persone che sono qui, però sono rimasta incantata da questo personaggio che è lei, che è poliedrica. Ogni parola ha un senso, è proprio come quel sasso che ti penetra nell'anima e che poi dal fondo viene su finché quasi si frammenta in una miriade di piccoli sogni. È meraviglioso. Ma io ti porto a casa, io a questo punto io ti voglio dire grazie. Mi metto in valigia e ti porto a casa, grazie a te. No, io sono rimasta commossa proprio per questo viaggio introspettivo, questo viaggio dell'anima che porta, ci conduce un po' tutti per mano. Grazie infinite. No, io ti ringrazio te perché poi per l'appunto, parlavamo ieri con Luciano mentre si sta preparando, io faccio teatro oltre a scrivere così, no? Però c'è questo problema che una cosa, se mi danno una cosa da leggere di qualcun altro, è un discorso. Ma questa qui che l'ho scritta io, cioè avevo più difficoltà che paradossalmente avevo trovato più difficoltà perché effettivamente devo mescolare sia le cose del teatro sia le cose appunto che sento perché le ho scritte, quindi insomma in qualche modo. Beh, comunque è da qualche parte sono meravigliosa anche nella recitazione. Grazie. Perché ho anche il silenzio, la risata, il timore. Secondo me è tutta la persona che si unisce, non lo so, è meravigliosa. Io me la porto a casa. Va a finire che sono proprio Cornelia. Io avevo questo dubbio, no, perché c'è questa cosa curiosa che, cioè, perché il primo libro, come lo intitoli, è Leon Flair. Ma chi è Leon Flair? È un personaggio che mi abita, che insomma, facciamo questo libro, questo personaggio surreale, che chi mi conosce l'ha riconosciuto subito perché io sono così, mi perdo dove sono un po' svanita, no? Così. Cioè, secondo libro, come lo chiamiamo? Cornelia Brown. Ma chi è Cornelia Brown? Dico, no, è un'altra abitante del condominio, perché io dico sempre, siamo un po' un condominio, dentro c'è un po' di tutto, no? Allora io sto facendo questo diciamo, ordine, no? Nel senso che a ciascuno gli cerco di dargli un nome, capito? Quindi stanno venendo fuori tutti questi, insomma, non so il prossimo cosa sarà. Penso proprio che ognuno di noi, in questo viaggio di introspezione, debba darsi dei volti diversi, dei nuovi nomi e chiamarsi ogni tanto. Capito? Perché innanzitutto è fantasia. E poi se no sempre con lo stesso nome, che barba, perché poi il discorso qual è? Uno dice sono confusa ma perché dentro ce n'è 3-4, allora una è fatta in un modo, una è fatta in un altro, se io penso di essere una sola sono confusa, sì. Oggi sono così, domani sono così, c'è un problema, allora invece così io sto mettendo un po' d'ordine perché a ciascuno gli do il suo nome. È un pazzo, un po' che poi si ricompone. Capito, però fa bene, perché tu dici, allora quella parte lì, gli diamo sto nome e la schiocchiamo lì, perché quella lì è quella che, infatti sto libro, questo ultimo, questo qua, questo che abbiamo presentato stasera, è scritto tutto di notte, cioè è una scrittura notturna questa qua, mentre quell'altra è giornaliera, la scrittura giornaliera, questo è notturno, scritto da mezzanotte perché in poi. Perché un lasciarsi andare. Il sentiero proprio. Sì, è proprio scuro. Come dire un po'. Infatti, questa è un'esperienza che è tipica dei poeti, ma dovremmo farla tutti, quella di oltrepassare quella barriera che ci porta in una specie di al di là, che è l'altrove, che è quella parte di noi che sta all'interno di noi, che noi immaginiamo. Ed è quella parte, l'unica parte, dove noi possiamo trovare il compimento di noi stessi.
Beh, io nella Trovi ci vado via via tutte le sere. Io ho letto tutti e due, tu lo sai. Rita, ora adesso vado a dare un bacio alla Rita, scusate. Allora, vado a primo, ti sei persa per portarmelo a casa. Esatto, la cosa comica è che lei mi fa, portami il libro. Lei sta a Castelfranco a 100 metri da casa mia. La chiamo Rita, non trovo, mi sono persa per arrivare a casa sua. Allora, il primo libro l'ho letto in un'ora. Sì, un'ora e quattro, sì, in tempo proprio. Un'ora. E gli ho telefonato e gli ho detto, portamene una decina perché... è la mia pusher, capito? Sì, cioè, c'è. Il libro deve girare, deve girare perché... perché cioè, non immagine, ti perdi e sei tu. Praticamente sono andata a casa sua... 100 metri a piedi, eppure mi aveva detto che era qua, ma non so. Ma sì, ma il problema è che siamo amiche dalle medie, sì. E dalle medie lei abitava lì, e lei stava lì. Cioè, no, vabbè, questo è un aggravante, Rita, non lo dovevo dire, questo è un aggravante notevole. Le case non si spostano, e noi facevamo la strada insieme per andare a casa da scuola. È vero. Per cui però... io in casa sua... l'ho persa. E lei in casa mia a fare i compiti. Vabbè. Ha cambiato nome. Brava. Vabbè. Leggo il libro. Ero quell'altra che doveva venire a casa tua. Non, vabbè. Era prima. Poi mi manda il secondo tramite suo fratello. Vabbè, nel primo c'eri. Altro pusher. Era la tua. La tua parte. Visibile. Eri tu. Il secondo mi sono imposta di leggerlo di notte. Ah, di notte. Mi sono imposta di leggerlo di notte. Me l'avevi detto tu che l'avevi scritto, sì, da mezzanotte in poi. E io di notte, di sera, per i miei problemi di salute faccio molta fatica di notte a dormire tutta la notte. E è stato un incipit per me leggerlo di notte. Anche perché il secondo libro non è così. Sì, cioè, ci vuole la calma, il silenzio per leggerlo, ma sei sempre tu, eh? Sì, sì. C'è poco da certo. Aprile, mescola, sei sempre tu, eh? Allora, se la prima è quella delle medie, di quella casinara, è la seconda e quella più grande, e io ti ho visto paro anche nel secondo libro, e ti dico, sto aspettando il terzo, sto aspettando il terzo. Sono lì che fra un po' dai, vediamo. Il secondo mi ha non mi è venuto il nome ancora, capito? Come si chiama quella lì? Si va ancora identificato. No, perché il secondo mi ha presa forse una fase anche più faticosa mia e mi ha coinvolta molto più emotivamente. Il primo è stato un'ondata di freschezza, ci eravamo riviste dopo tanto, è stato bello, abbiamo riso del fatto che ti hai perso 100 metri, abbiamo riso perché pensavo che fossi portata a casa la chiave di casa mia. Sì, no, è vero, questa è andata via, non trovavamo via la chiave. Non trovavamo più la chiave di casa mia, ed eri tu, secondo me, che l'avevi portata via. Cioè, due fasi della nostra vita, perché certo. La nostra vita, perché sono stati anni, 10 anni della nostra vita in cui mi sono persa spesso. Poi ci siamo riviste. Sì, perché poi io col fatto che sono andata a abitare a Livorno, che anche loro, infatti, ci scriviamo, poi ci vediamo, ma io sono qui raramente. Ma quando sono qui di loro, quando io vedo le tapparelle tirate su nel piano di sotto, c'è la Betta, c'è qualcuno. Poi vedi anche lì, a proposito dei nomi, una cosa curiosa, tutti i miei amici qui mi chiamano Betta.
Betta, sì, si chiama Betta. A Livorno mi chiamano Eli. Cioè, perché a Livorno dico, come ti chiami? Elisabetta. Ah, ok, Eli. Cioè, nel senso, per loro non capisco. Sì, qui sei Betta. Sì, qui. Infatti, quando qualcuno di là dice Betta... Cioè... E per essere completa, avanti Andrea, avanti Andrea. Esatto. La via dell'orto, come dicevo. Però ti dico, è stato... Sì, il primo letto in un'ora, così. Il secondo è stato molto più bello leggerlo. È più, cioè, diciamo, no, non posso di dire cose, più sì. Bello, perché io direi chi vuole leggere il tuo libro deve prima anche leggere il primo libro, perché non si può perdere un libro così. Io l'ho regalato a tante persone il primo libro, perché per me è di una freschezza e di un altro. Perché se era, tu... era lì, praticamente io ho fatto questo viaggio con il quaderno, con un quad... cioè da sola con questo quaderno, e tutti i giorni mi annotavo quello che... Ma è troppo bello. Era tipo, sì, compagno di viaggio, insomma, un po'. Poi sono andata da lui e dico, ci avrei questa cosa strana, con i disegnini, con tipo a fumetti. Che ti conoscono pure, perché sì, sì, tutta no. Tutta gente di Castelfranco, che ti conosce. Però il secondo è una chicca molto più... No, e poi a proposito di nomi, Gabriele mi ha dato un altro nome, vero? Ti ricordi? No, perché un giorno io ho detto, voglio aprire Facebook, anni fa. Ma no, no, esatto, dico, ma non voglio aprirlo col mio nome, perché chiaramente avevo già il problema di trovare degli altri nomi. Non voglio aprirlo col mio nome, lo devo aprire con un altro nome. Allora lui, che era piccoletto, adesso è un ragazzo, ma era piccoletto, una volta era a cena da loro, dico, ma devo trovare... E lui fa... Ti devi chiamare Elia Colori, va bene? Quindi mi battezzano anche gli altri, capito? Cioè, è proprio una roba... Ma anche perché nel primo libro è pieno di disegni, cioè... Sì, quello un pochino più colorato. Non ma insomma, io adesso voglio andare a San Paolo. Scusate, ma a parte sono 30 anni non ci si vede, no, bimbi? Mamma mia. Bello. No, mi fa piacerissimo perché... Grazie. No, ma avete fatto una spedizione, avete fatto una spedizione. Grazie. Era un'occasione per... No, ma è bello.